Basta! Basta! Ciao, sei un amico di Robin? Io sono il Nicola. Io pure. Pure, che nome strano è? Quello lo sapevo. Si intitola Nico e Nico ed è la storia di un'amicizia molto particolare, nata quasi per caso tra un uomo e un ragazzo affetto da sindrome di Williams, amicizia che porterà l'uomo ad un importante confronto con se stesso e con una cupa ombra del suo passato. Il soggetto, tratto da una storia vera, ha dato vita ad un cortometraggio che ora è tra i primi 50 del premio Rai Cinema Channel del concorso internazionale Tulipani di Seta Nera, visibile sul sito e sulla piattaforma digitale. Sono libero perché devo portare mio figlio alla visita. Va bene, dai, se è proprio necessario vengo. Sì, adesso in un modo o in un altro lo trovo una soluzione. Adesso come la mettiamo? Sbrigati che facciamo tardi! Ma perché? Che fretta c'è? Perdiamo l'autobus! Il film è stato prodotto da On Stage e Movistar Production di Roberto Siepi e sostenuto dall'Associazione Genitori Sindrome di Williams e della cooperativa La Sorgente, guidata dalla regia di Nicola Anselmi ed Emanuela Giorgi. Un'esperienza personale, mia, familiare, appunto con un cugino, dopo 62 anni abbiamo capito, i medici hanno capito, la scienza ha capito che è affetto da sindrome di Williams. Qual è il modo migliore per dare spazio, per metterlo in luce e metterlo in evidenza? Fare quello che sappiamo fare, video, film, cortometraggi. Quindi con un cortometraggio abbiamo voluto raccontare questa storia in modo da arrivare a più persone possibili. Tante persone che nemmeno sapevano cos'era la sindrome di Williams. Questo per noi è stato importante. Abbiamo volutamente inserito diverse nozioni mediche nel cortometraggio. Lo scopo era questo, cioè purtroppo la Williams è una sindrome che ancora oggi è difficile da diagnosticare perché non si conoscono bene le caratteristiche, ma non la gente comune, i medici non conoscono bene le caratteristiche. Fare informazione, non solo, come dire, divertire e intrattenere. Il film è stato realizzato con la collaborazione della Regione Marche e dei comuni di Fano e Pesaro, in totale sinergia. Sono molti gli attori sia fanesi che pesaresi che hanno preso parte alle riprese, tra cui Nicola Romiti, in veste di protagonista. Nicola, come è stato partecipare come protagonista a questo cortometraggio? Mi è piaciuto tanto, mi sono divertito molto. Con Nicola Sirmi, con Emanuele, gli altri personaggi, gli altri ragazzi. Il cortometraggio ha visto la straordinaria partecipazione del noto regista fanese Leandro Castellani, che ha deciso di vestire questa volta il ruolo di attore cimentandosi in un'emozionante interpretazione. Ci ho pensato tutta la notte. Mi chiedevo cosa avrebbe fatto tua madre. Se questa cosa dell'esame di Leo è importante per te, allora falla. Mi fido di te.